Buongiorno, come sta? Grande, come andiamo? Sto bene? Bene, bene. Alla grande, che dite, grande. Ce l'avete fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Infatti ci abbiamo un bel po' di cose da dirti. Orientativamente sono 2 anni che facciamo questo lavoro, ci siamo buttati a capofitto, siamo partiti da zero con gli studi, con le pratiche, ogni cosa riuscita era perché era stata sbagliata 100 volte prima. Io magari ecco ero in fissa della grafica e tutto già per conto mio, e invece mio fratello ha ormai quasi 30 anni. No, assolutamente, per me è stato un salto nella novità completamente. Sia professionalmente che amatorialmente. L'impatto grafico comunque è stato quello lo studio poi insomma più divertente dove ci siamo ritrovati. Anche per un senso di rivalsa nei confronti comunque di un periodo lavorativo che è veramente pessimo. Una sfida contro tutto e tutti, puntando un po' le fisce sul banco, insomma l'azzardo dov'è che ti porta. Era tutto un circuito nuovo per tutti, ovviamente i primi appoggi li prendevamo proprio a casa. Sì, infatti il sacrificio non è stato solo per noi, ma anche per la nostra famiglia. I sacrifici se ne sono stati tantissimi, continuano ovviamente ad essercene. I sacrifici sono il fatto di avere un'attività propria che comunque richiede l'attenzione H24 7 su 7, sempre. E poi ovviamente ci sono stati tanti sacrifici fisici, ma tanti. Già dal fatto di dover fare tante volte avanti e indietro. Sacrificio fisico, penso un paio di ernie per spostare il carosello che pesa tonnellate e tonnellate. Sì, ci sono stati sforzi di tutti i generi, anche il fatto di doversi rimettere da capo il laboratorio a posto, la mattina e la sera a lavorare, a fare interventi sul nuovo studio, che comunque una volta che ci spendi i soldi sopra ci tieni che esca fuori bello spazio. Prima di avvicinarmi con mio fratello avevo provato sempre in questi 5-6 anni a tirare su a casa di un amico con dei plotter e i termotrasferibili, che sono delle pellicole che comunque sono anche un po' di basso costo nei confronti della serigrafia, quindi era proprio un buon inizio per capire come poter commercializzare un prodotto, che tipo di prodotto potevi offrire e quant'altro. La combinazione è nata nel momento in cui io ero un po' nomade in giro a cercare varie situazioni, garage, vari spazi per fare della serigrafia così un po' panchettona, chiamiamola così. E nel momento in cui mi sono ritrovato scoperto, non ci ho avuto troppo appoggi, è subito nata questa cosa con Michele. Appena ho visto che si poteva stampare su una maglietta qualsiasi cosa che volessi, ha fatto sì che scattasse una molla. Adesso ci prepariamo la gelatina fotosensibile che applicheremo sul telaio. Guarda. Ci scegliamo il nostro bel telaio, ci stendiamo la gelatina e poi la porteremo ad asciugatura. Sta bella gelatinata, ce la mettiamo nel essiccatore. Aspettiamo che si asciuga e poi vi farò vedere come si stampa il nostro bel telaietto. I macchinari e gli strumenti professionali di cui disponiamo sono in grado di garantire appieno prodotti di qualità. Per la stampa e le maglie e capi d'abbigliamento abbiamo una carosel dell'Anadol a 6 postazioni che ci permette di stampare fino a 6 colori. Ovviamente non poteva mancare il forno a rullo per la cottura delle maglie, che ci aiuta a lavorare su grandi quantità, la comodità del rullo appunto che ti cuoce le maglie automaticamente. Abbiamo delle termopresse che utilizziamo per lavori in termotrasferibile e in sublimazione. E poi disponiamo di un plotter Roland taglio che ci permette di sagomare adesivi e allo stesso tempo di preparare i termotrasferibili in PVC. Abbiamo una vasca professionale per lo sviluppo dei telai che ci ha permesso sicuramente di acquisire più precisione nello sviluppo delle matrici serigrafiche. Sì, abbiamo lo stretto indispensabile per fare una produzione che sia di
alta qualità di tempistiche abbordabili, veloci e soddisfacenti. Questo ovviamente sono tutti i feedback dei clienti. Abbiamo avuto l'inaugurazione che era l'11 febbraio. Volevamo creare una situazione intima e lo è stata, con le persone non solo quelle giuste, intime, fedeli, ma anche persone che non ti aspettavi, che sono venute a nulla giusto per supportare la persona in primo e poi il laboratorio. E poi è arrivato l'amico con i giradischi, con i dischi giusti, si è evoluta nel giusto modo la serata. C'è stato il ricevimento, abbiamo fatto la dimostrazione di stampa, la gente si interessa e ha sempre un po' di stupore nel vedere il lavoro che si fa, quando in realtà diciamo è una cosa a portata di tutti, capito? Quindi la cosa bella anche di far vedere e far mostrare il lavoro è anche quello di interessare la gente. Molti di questi hanno venuto qua proprio curiosi della tecnica della serigrafia, e se c'hai un minimo di interesse in una cosa che ti affascina, dargli spago è la miglior soddisfazione che puoi riuscire. Per questo noi adesso, sempre un weekend al mese, andremo a fare dei piccoli workshop dove offriremo lo studio, lo spazio per istruire, per virgolette, con la nostra piccola esperienza. Perché abbiamo avuto sana. Tantissime richieste ultimamente da parte di chi ci segue via Facebook. Comunque, ragazzi, ma qualche workshop ogni tanto perché non lo organizzate? Non c'è mai un punto di arrivo, c'è quello di partenza che è quello che ti fa lasciare tutto quello che hai e provare in una cosa che se ti ci metti insomma di impegno i risultati puoi ottenerli. È il fatto di non accontentarsi mai di dove sei arrivato, cioè è una cosa progressiva, sempre di più, no? Giusto? Quindi magari non è che c'è uno spunto, un qualcosa, è sempre una cosa in più, è quotidiana la cosa. Ogni piccola imperfezione o ben riuscita di un lavoro ti dà una voglia, uno studio di andare avanti. Tanti progetti per il futuro, soprattutto sviluppare questo laboratorio per diventare tanto più grande. E poi io ho sempre un sogno nascosto mio personale, che è quello di creare un'officina mobile, una serigrafia mobile da girare una volta all'anno, magari per un periodo di un mese, e fare dei workshop in giro per l'Italia, per l'Europa. Partecipare a vari eventi, vari festival, e fare un promo show praticamente in strada. Beh, magari sarebbe bello vederci in un laboratorio molto più grande e riuscire a prendere quei macchinari industriali, automatici. Ecco, quello sarebbe una bella proiezione, mi piacerebbe vedere. Sì, quella può essere già una proiezione magari da qui a 10 anni, 5 anni, avere magari un capannone dove all'interno di questo ci sia tutto un polo di stampa che parte dal ricamo al termotrasferibile, alla serigrafia, alla stampa digitale, e che sia anche un riferimento per quanto riguarda magari tutta la pubblicità cartacea, quindi cartellonistica, flyer, manifesti e quant'altro. Comunque è sempre un discorso di stampa, vorremmo riuscire a stampare più cose possibili. Il laboratorio 51 è appena nato, siamo carichi di energia, vogliamo stampare. Se avete idee, sapete dove venire. Bella, non voglio stipendi. Dai ragazzi.